Ragazzi, oggi non si scherza, oggi andiamo a fare lo spinning ai tonni. Adesso partiamo e andiamo alla ricerca dei branchi in superficie di tonni. Non sono tonni grandissimi, sono tonni che variano dai 20 ai 40 kg. L'attrezzatura ce l'abbiamo, è tutto a posto, adesso andiamo e vediamo se siamo fortunati di trovare i branchi. Ragazzi, ci siamo, abbiamo avvistato il primo branco di tonni, ce ne abbiamo a circa un miglio. L'adrenalina è già a mille. Come vi dicevo prima, stavamo cercando i tonni, li abbiamo trovati, poche miglia da Porto Torres. Eccoli ragazzi, ce li abbiamo proprio qui davanti a prua, pochi metri e loro sono lì. Ragazzi, naturalmente l'artificiale che sto utilizzando è un Kishi Pro. E a tenermi compagnia un grande amico, Salvatore. Oggi vediamo se riusciamo ad insidiare questo tonno a spinning. Ecco, ecco, vai Tore. Abbiamo il tonno in canna. Gira a sinistra. Sinistra. Piano, piano. Seguimelo. Di là. Così, piano piano. Piano, eh. Ha rotto. Adesso ritentiamo la cattura. Stavamo pescando molto sottili, ragazzi. Ha rotto nel full carbon. Molla, 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 stegni, stegni. Seguili, seguili, seguili. Ecco, vai, vai, vai Tore. Eccolo qua. Piano, 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 tranquillo, tranquillo. Vai di là. Piano, piano. Piano. Indietro di là, indietro di là.
Piano, piano, piano. È adrenalinico, ragazzi. È meraviglioso. Continua verso dietro, Tore. È una meraviglia. Aspettiamo che finisca la fuga, ragazzi. Ok. Piano piano, Salvatore. Ok. Adesso tocca a me, ragazzi. No, ha sboccato, ragazzi. Ha sboccato, ha sboccato. Adesso ci riproviamo, eh. Eccolo! Pesce in canna! Questo è molto nervoso, ragazzi! Ragazzi, che dire? Oggi siamo sfortunati. Ha sboccato di nuovo. Non ha ceduto nulla. Ha solo sboccato. Ragazzi, ci siamo, oggi è un altro giorno, gli insuccessi di ieri portano solo che esperienza. Avevo una treccia molto sottile e la mia inesperienza non mi ha permesso di portare il tono sotto barca. Pochi minuti di combattimento, adrenalina sicuramente a mille, però non sono riuscito a portare il tono sotto barca. Oggi ci riproviamo, ho aumentato il diametro e il libraggio del nostro multifibra, ho messo una treccia da 60 libbre. Oggi ce la dovremmo fare, ci riproviamo, i tonni sono lì che ci aspettano, li abbiamo già individuati, andiamo! Ha mangiato, ha mangiato. Ha mangiato, vai, vai. Ah, sboccato, ragazzi. No, 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 c'è.
Spegni anche il motore. Ce l'abbiamo in verticale. Ecco, sta ripartendo. Vai Piero. L'aiuto dello skipper, ragazzi, è una cosa molto importante. Invece sta riprendendo fondo. Ragazzi, non bisogna avere premura con questi pesci. Ci vuole calma. Questa è la pesca che rende felice il mio ortopedico, ragazzi. Basta. Spegni il motore. Con un pesce in piena attività, ce l'abbiamo qui sotto barca. Eh,
Fantastico. Ecco, aspetta. Aspetta un attimo, non li fare prendere colpi. Ecco qua, ragazzi. È meraviglioso. Provate. È una pesca fantastica. La schiena è distrutta, però è una meraviglia, ragazzi. Ciao bello. Grazie di avermi fatto divertire. Lo ossigeniamo e lo rimandiamo giù. Via, ciao! Ragazzi, un'esperienza fantastica, il mio primo tonna spinning, un'esperienza meravigliosa che io vi consiglio assolutamente da provare. Basta un po' per una buona canna, un ottimo mulinello ed è l'ottima treccia e siete subito in pesca. Però prima di dirvi le attrezzature che ho utilizzato, un grazie al mio amico skipper Piero, che sicuramente senza un ottimo skipper il combattimento non può andare al termine. La canna che ho utilizzato, ragazzi, una Smash che si è comportata direi ottima. E il nostro mulinello un Revel 9000, i nostri artificiali, una treccia della Vastar da 60 libbre, uno spezzone di full carbon e siete in pesca. Ragazzi, provatela, ci vediamo alla prossima, ciao!